Pillole dal Museo dell'Opera del Duomo di Prato. Brevi approfondimenti artistico-culturali per stare meglio. Siamo nel chiostro romanico della cattedrale, realizzato intorno al 1165 con una raffinatissima bicromia, data l'alternanza del marmo bianco e del marmo verde di Prato, conosciuto anche come serpentino. Il chiostro, che inizialmente si sviluppava su quattro lati, occupa lo spazio compreso tra la cattedrale e il Palazzo dei Proposti, oggi Palazzo Vescovile. Ai primi del 200 il chiostro venne rialzato. Questo intervento causò probabilmente problemi statici, tant'è che fra il 300 e il 400 subì un crollo e rimasero in piedi soltanto le 11 arcatelle che vediamo oggi. Soffermiamoci adesso sui capitelli, che sono l'uno diverso dall'altro. I tre capitelli zoomorfi del varco centrale attribuiti al maestro di Cabestanini rappresentano aquile, leoni e animali mostruosi. Questo tipo di decorazione all'interno di uno spazio sacro aveva un significato apotropaico, cioè lo scopo di rappresentare il male per allontanarlo. Il chiostro romanico della cattedrale, unico esempio in area fiorentina di chiostro a incrostazione marmorea di raffinatissima bicromia.